Am I beautiful? Yeah, a little bit. A little bit? I have to be too much beautiful. Ciao a tutti, io sono Kevin e finalmente bentornati in un nuovo video. The lady is here with me, infatti se riconoscete leggermente lo sfondo, sono con Eleonora e oggi non sapevo proprio che video fare e lei mi ha aiutato a decidere di fare uno story time. È la prima volta che sto facendo questa tipologia di video del mio canale, quindi se volete vederne altri mettete un pollice in su e se il video arriva a 400 like ne farò altri con storie anche un po' più assurde, perché insomma io ho un po' una vita di merda, quindi le storie di merda ce ne ho tante. Ho deciso di fare lo story time sulla Grecia perché ho fatto la mia prima vacanza con gli amici all'estero e sono stato con delle persone stupende, fantastiche. Ne è valsa la pena, ma al di là di tutto sono successi dei casini. Non so se avete mai visto Una notte da leoni. Più o meno è quello che è successo. Tutto quanto è partito dal fatto che siamo partiti di notte alle 4, quindi siamo stati fino alle 4-5 in aeroporto di notte, perché abbiamo passato tutta quanta la nottata lì per stare più tranquilli. Abbiamo dormito tutto quanto il tempo sull'aereo, mai successo in tutta la vita mia. E l'arrivo è stato, regà, da ricchi proprio da stare. Arriviamo, c'era l'uomo con scritto Kevin Ruiz, perché ci aveva portato in macchina da lì all'appartamento. Fantastico, l'appartamento un po' chiuso, però vabbè, insomma, ci siamo trovati bene, poi la convivenza è stata fantastica. Ci sono stati momenti di pazzia, per esempio la prima o la seconda sera abbiamo bevuto da morire, Pavel stava morendo perché siamo partiti io, Pavel, Arianna e Laura. La prima sera è stata tutta quanta la serata di Pavel, che stava ubriaco lercio. Abbiamo conosciuto una marea di gente, soprattutto austriaci quella sera, e siamo stati sulla spiaggia a parlare con loro. Pavel era impazzito per dei cani, si era innamorato di loro, li baciava, li leccava, gli diceva in tedesco "Ich liebe dich", che vuol dire ti amo, cioè delle cose assurde. Non voleva andarsene, poi stava rottissimo. E una delle cose penso più divertenti della vacanza, che abbiamo continuato a ridere ogni volta che lo ripetevamo, riguardavamo questo video, è un video che vi lascerò qui vicino. Questo è il tuo cibo. Pavel stava troppo rotto per fare qualsiasi cosa. Pavel stava talmente rotto che non riusciva a vedere ciò che stava mangiando, a capire dove stava. E in quel momento vicino a noi c'era una ragazza. Noi siamo spostati da quel tavolo perché una ragazza ha sbrattato su tutto il McDonald's, su tutto il tavolo. Noi stavamo tipo così, ubriachi lerci, a vedere gente che sbrattava. E hanno detto no, beh, mausele. Insomma, la prima sera è passata fino al momento in cui arriviamo dentro l'appartamento. Ragazzi, mi raccomando, non bevete. Non bevete, non imitate niente di tutto quello che ascoltate in questo video, perché insomma sono di carcere, no? Succede poi una sera che ricordo benissimo. Era la seconda, era il secondo e il terzo giorno, che avevamo scoperto un negozio che aveva tutte quante delle supermarche a dei prezzi stracciati. Fatto sta, io ho comprato una cinta di Hermès, Pavel si è comprato una maglietta di Dolce & Gabbana, che fra l'altro abbiamo pagato tutto una cifra. Laura si è comprata un vestito di Kenzo e Arianna una maglietta di Kenzo. Allora tutti quanti quanti la sera volevamo andare a far vedere cose che stavamo comprati. Allora usciamo a bere e torniamo. Cioè ragazzi, io ho i video di quella sera, era stata una sera, raga, troppo impanicata. Perché andiamo a ballare, eravamo anche con altri amici che avevamo conosciuto lì, che erano greci. E che succede? Che una certa noi ci giriamo, non troviamo più Arianna. Arianna era sparita. Io impanicato a correre per la strada. No, ragazzi, siamo ubriachissimi. No, non lo dico. Arianna si è persa, Arianna è tornata a casa da sola. Porca troia, da sola, era ubriaca e noi ci siamo spaventati. Perché cioè, noi non lo sapevamo. Stavamo ballando e noi lo dicevamo, no, corre Adriano. Stavamo ballando nella discoteca e questa è sparita. Noi a piangere, dove cazzo sta? A casa, mortacci sua. Dicendo, oddio, dove cazzo sta Arianna? Dove sta Arianna? Non sapevamo niente di lei, non rispondeva al telefono, non ci aveva scritto niente. Arriva un punto in cui ci arriva un messaggio: ragazzi, stavo troppo male, sto a casa. Perché io poco prima l'avevo accompagnata a vomitare al bagno. E lei è riuscita dalla discoteca, che stava sulla litorale, quindi vicino al mare, ad arrivare a casa. E io ho pensato, in quel momento ho pensato, oddio, che gli è successo? Questa l'hanno rapita, l'hanno stuprata, cioè, ma se la sono portata in Iran, la stanno usando come schiava per pulire i bagni dei ricchi, non lo so. Io impanicatissimo, iniziamo tutti quanti a correre. Il viaggio, ragazzi, dalla discoteca a casa è stato traumatico. Calcolate che arriva un punto in cui Ano vede un cane. Vabbè, Ano sarebbe Laura, noi la chiamiamo così per scherzare. Laura vede un cane e inizia a parlarci. So che tu mi conosci. No. Ma aspetta, però. Cioè, io gli volevo fare del male. Cioè.
inizia a parlarci, a chiedergli tipo perché te non mi vuoi, tutte cose strane. Cioè io stavo morendo da ridere, perché fra l'altro io ero quello più sano quasi era, quindi figurate. Arriviamo a casa dove troviamo Arianna, tutti quanti a ridere, però comunque eravamo incazzati anche se non riuscivamo a essere seri perché stavamo ubriachi. Cerchiamo tipo di dire a Arianna: ma come hai fatto? Perché non ci hai avvertito? Ma sei pazza? Lei ha detto che io mi sono girata, non mi vedevo più. Vabbè, un casino. E quella sera è stata, penso, la sera più divertente che c'è stata dentro casa. Non posso lasciarvi tutti quanti i video perché mi sono reso conto anche su Snapchat che la mia Snapchat family, vabbè, è fantastica, insomma, ha retto il colpo perché ci sono state, non dico scene di nudo, però insomma che si vedevano un po' dei capezzoli, un po' di cose, no? Ragazzi, stupendo, là dentro quella casa che purtroppo non posso farvi vedere perché c'è un video di Arianna che mangia l'insalata proprio così a tocchi, capito, che se la gusta, e non ve lo posso far vedere perché insomma non era completamente vestita, diciamo così. Ma è arrivato un punto in cui noi stavamo veramente senza soldi, e pochi giorni prima, se non il giorno prima, noi avevamo prenotato una gita ad un'isola che si chiamava Chrissy Island, che era bellissima, avevamo visto le foto, stupenda, magnifica. Diciate che noi prenotiamo ad un'agenzia di viaggio vicino al nostro appartamento questa gita per Chrissy Island. In che cosa consisteva? Noi dovevamo pagare 19 euro all'agenzia di viaggio e poi pagare i 17 restanti sul pullman per fare direttamente il biglietto. Quindi in tutto veniva 36 euro. Ragazzi, io avevo proprio finito i soldi, completamente. Pavel peggio di me. Arianna c'aveva pochissimissimi soldi e Ano era quella che c'era nata di più, c'era tipo 30 euro, cioè una cosa assurda. Abbiamo pensato: ok ragazzi, dobbiamo fare qualcosa per fottere trovare il sistema. Dobbiamo fottere il sistema per trovare i soldi. Diciamo che ci sono state tantissime idee. La prima è stata di prostituirci tutti e quattro. Pavel su Grindr, comunque, perché è un sito di incontri, a cercare ovunque uomini che lo pagassero. Laura e Arianna pure, cioè mo se andiamo a prostituire, andiamo a fare qualcosa. Avevamo pensato di far ubriacare dei ragazzi, mandarci Arianna e Laura, farli ubriacare, farceli credere per poi rubargli i soldi e tornare qua. E nel frattempo noi avremmo tipo rapinato qualcuno dentro le discoteche, io e Pavel. Cioè delle cose assurde. Fino a quando non è arrivato il piano. Avevamo pensato che 36 euro a testa ci avrebbero fatto molto più comodo di non averci una lira. Siamo andati dall'agenzia di viaggio e abbiamo finto che ci avessero rubato a tutti e quattro, tra l'altro, portafogli, documenti, cose del genere. Solamente all'inizio ce la stavamo gestendo un po' male, poi invece ci siamo ripresi dopo. Ed è successo che sono andati loro tre, perché io stavo in hotel, non mi ricordo che stavo a fare, stavo nell'appartamento a pulire, a fare non so che cosa. E sono andati loro a dire che si erano persi tutto quanto, che non c'avevamo più soldi, quindi che non potevamo pagare, se ci potevano restituire a tutti quanti i soldi. Ed è successo che loro gli hanno detto: noi non te li possiamo restituire perché non siamo sicuri che voi ci stiate dicendo la verità. Hanno chiamato la polizia. Chiamano la polizia, che di conseguenza chiama il nostro residence dove stavamo con l'appartamento. Quindi noi impanicati, cioè noi scandalizzati, abbiamo chiamato la proprietaria del residence raccontandole ciò che era successo affinché lei ci arreggesse il gioco. O comunque, cioè non è che lei sapeva che noi stavamo dicendo una stronzata, lei doveva sapere ciò che era successo in modo tale da testimoniare. Fatto sta, le abbiamo raccontato che ci hanno rubato i soldi, documenti, un cazzo, un altro. E lei ha chiamato l'agenzia di viaggio per dire: sì, guarda, è vero, gli hanno rubato tutto quanto, non c'hanno niente, e ci hanno ridato i soldi. E noi veramente se ne siamo andati là con la coda in mezzo alle gambe, perché vergognatissimi, insomma. Cioè raga, abbiamo finito in 3 giorni i soldi per colpa dell'alcol. I giorni successivi c'erano rimaste qualcosa, poi insomma ci siamo permessi il lusso ogni tanto di andare a cena fuori. Ma vi assicuro, è stata la vacanza più povera della mia vita. E io sono povero, quindi figuratevi. Però ci siamo divertiti tantissimo. Poi ci sono state delle sere che veramente, cioè, ogni sera succedeva qualcosa, perché stavamo ogni sera ubriachi. E vi rimetto, io non ho mai vomitato. Ho vomitato l'unica sera che stavo sobrio, perché abbiamo mangiato a un ristorante greco le specialità e ho sbrattato l'anima. L'anima, cioè non si sa. Ma cazzo. Poi vabbè, ci sono dei video proprio iconici di questa vacanza. Cioè ogni giorno a casa ci divertivamo, c'era tantissima collaborazione. Infatti, se vi posso dare un consiglio di farvi viaggi con gli amici, devono essere i giusti amici. Cioè calcolate che noi dentro casa non abbiamo mai litigato, perché c'è stata una collaborazione che è impressionante. Manco mia madre quando mi è scritta da buttare monnezza, cioè non si sa. Poi ci siamo divertiti, cioè c'è stata una sera che pure diverse sere che magari stavamo a casa fino a tardi perché ci stavamo divertendo, bevevamo direttamente a casa e poi usciamo anche a mezzanotte e mezza, cioè degli orari così improponibili per uscire. Comunque una sera io e Arianna stavamo ubriachissimi, abbiamo deciso di buttarci in acqua di sera, e è stato lo schifo perché c'era tutta una miriade di alghe sotto i piedi, noi pensavo che fossero squali, cioè figuratevi come stavamo, coi sassi e cose, cioè delle cose assurde. Tutte le persone che fanno parte della Snapchat Family sanno già quello che è successo e si sono fatti grosse risate, sono rimasti scandalizzati, hanno smesso di seguirmi su Snapchat perché erano troppo
troppo scandalizzati da quello che ho fatto. Però insomma è stata una vacanza piena di tutto, anche di esperienze un po' più importanti. Poi comunque abbiamo voluto fare una gita non solo basata sull'alcol. Avevamo in mente di fare tantissime gite, l'unica che abbiamo fatto però è stata al Palazzo di Cnosso. Bellissimo, cioè vedere una cosa che hai studiato per tantissimi anni poi dal vivo, una cosa così importante, è stato stupendo. Poi ci siamo divertiti una marea, raga. Cioè, poi è stata una gita che, vi dico la verità, se ci volete andare al Palazzo di Cnosso dura tipo una mezz'ora, perché ti vedi tutto in pochissimo tempo, a meno che te non abbia una guida che ti fa vedere cosa per cosa, ti spiega tutto quanto. Infatti noi, visto che non c'avevamo una lira per pagare a guida, se mettiamo vicino a quelli che avevano pagata e sentiamo quello che diceva, perché c'è stava pure la guida in italiano. E quindi sì, avremmo voluto fare molte più gite. Avevamo in mente di vedere il Palazzo di Cnosso, era una cosa che, cioè, volevamo fare. Poi non abbiamo pagato tanto, comunque è costato 3,20 euro di biglietti e il 16 euro di entrata, quindi alla fine neanche tantissimo per vedere una cosa del genere, voglio dire. Però avremmo voluto vedere anche diverse isole lì vicino, che erano magnifiche, però insomma, i soldi. E niente, quindi il nostro viaggio finisce nella povertà completa. E se ricordate bene, quando noi siamo arrivati avevamo un bellissimo outfit con gli occhialoni, affai fighi, italiani, vestiti bene, scarpe di cashmere che in realtà avevamo preso dal cinese il giorno prima. E c'era quello che ce l'aveva portato in macchina, no? Il giorno non c'avevamo i soldi per pagare il taxi, quindi siamo dovuti andare con i valigioni enormi, giganteschi, fino alla fermata di un pullman che ci avrebbe portato all'aeroporto 3-4 ore prima, perché poi non c'avevamo pure paura, perché caschia che ci avevamo avuto noi quei giorni, che vodica a fa. Allora prendiamo questo pullman scomodissimo, insomma, un po' di capire, tutti quanti devastati da una vacanza piena di alcol e devastazione proprio. Arriviamo in aeroporto, tutto quanto a posto. E certo che l'aeroporto della Grecia di Heraklion, sempre a Creta, era una merda. Sembrava un aeroporto che vedi nei film degli anni 60. Quindi è stato veramente traumatico. E poi siamo arrivati e siamo stati salvi, niente. Niente, questo è stato il mio primo story time. Io spero che vi sia piaciuto e vi sia divertito. Sì. Vi abbia divertito in qualche modo, con i video, con le storie che vi ho raccontato. Ce ne sono anche altre, ma con tutte le cose che sono successe, cioè, raga, non mi ricordo proprio, sinceramente. Troppe cose abbiamo fatto. Vi ricordo di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto. E se il video arriverà a 400 like, ne farò un altro. E soprattutto iscrivetevi al canale e lasciate un commento qua sotto con la storia che vi ha fatto più ridere, cosa avreste fatto voi al nostro posto se foste rimasti senza soldi. E niente, io vi saluto con un grandissimo bacione e ringrazio The Lady per avermi ospitato e per avermi offerto that beautiful background. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video.